L'Unione Europea nelle aree interne, confronto per un piano d'azione post-pandemico. E questo è il titolo del convegno che si è tenuto presso la sede del Parco regionale del Matese a Palazzo Ranieri, a San Potito Sannitico. Sono intervenuti Vittorio Civitillo, sindaco di Pievimonte Matese, che ritiene prioritaria l'unione dei comuni come primo passo per un progetto in sinergia. Francesco Imperatore, presidente del Consorzio Metano Campania 25. Rocco Landi, sindaco di Valle Agricola, Alessandro Landolfi, consigliere provinciale di Caserta, Luigi Verrencia, presidente del Parco regionale di Rocca Monfina, Foce del Carignano, e non ultimo Vincenzo Gilfatti, coordinatore Centro Ed Caserta e presidente del Parco regionale del Matese, che abbiamo sentito a margine dei lavori specificamente sul tema, che per la verità è molto complesso. Il tema è un tema che sappiamo essere molto complesso, del quale si è dibattuto molto in questi anni e che a seguito della pandemia non ha ancora preso quello slancio fondamentale per far sì che il Matese possa appunto beneficiare del fatto che è un'area interna, ma che ha quindi un programma di sviluppo coerente con quelle che sono anche le aspettative e le attese relative a, diciamo, anche a quelle che sono le speranze in qualche modo della cittadinanza. Non è semplice parlare di aree interne e quindi il tutto non si può esaurire soltanto in un incontro. Verrà promosso un focus specifico anche con le comunità montane. Immaginiamo infatti di organizzare nel mese di novembre un incontro con la comunità montana del Matese, con la comunità montana del Titerno, la comunità montana del Monte Maggiore e spostarci anche nella provincia di Avellino, parlandone quindi anche con il Parco regionale del Partenio e con la competente comunità montana che è quella del Vallo di Lauro e Baianese. Questo che cosa significa e che cosa rappresenta? Rappresenta appunto un confronto tra quei territori che si sentono marginali, che hanno delle caratteristiche anche differenti, ma che devono puntare ad un'omogenea campagna di sviluppo, che deve essere fatta, come diciamo spesso, prima intervistando anche la cittadinanza e quali sono le aspettative della cittadinanza. Diversamente tutto potrebbe essere calato dall'alto, ma soprattutto inutile per il territorio. Yeah.